Ciao a tutti amici di Fanwick, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento dedicato alla capitale e alla città di Roma. In mia compagnia Elena Balestri, quest'oggi parliamo del 29 di giugno, ovvero la festa di San Pietro e Paolo, patroni della città di Roma, quindi grande festa nella capitale, ma ci sono un sacco di curiosità legate a questa data. Ad esempio, non è la vera data della morte di San Pietro e Paolo, ma pare anche che i santi non siano proprio morti nello stesso giorno, addirittura in anni diversi. Ma allora perché si celebrano il 29 giugno? A questa domanda e a molte altre, con tante altre curiosità, rispondiamo chiaramente dopo la sigla. Il 29 di giugno siamo soliti festeggiare, celebrare San Pietro e Paolo, patroni della città di Roma. Quello che però in molti non sanno è che quella data non coincide con il martirio dei due santi. Pare proprio che i due santi siano morti in giorni diversi, ma soprattutto in anni diversi. Ma allora perché vengono celebrati insieme proprio il 29 di giugno? E qual è il motivo di questa unione? Perché questa accoppiata? Visto che la giornata del giorno della loro morte non è lo stesso. Andiamolo a scoprire insieme partendo proprio dall'inizio. Diciamo subito che il 29 giugno non è la data ufficiale corretta. La tradizione fissa la morte dei due santi il 29 luglio del 67, ma nemmeno questa è la verità, nemmeno questa è la data corretta. Perché? Perché San Pietro venne crocifisso durante l'inizio delle persecuzioni anticristiane di Nerone nel 64 d.C., mentre San Paolo venne decapitato nel 67 d.C. presso le Acque Salve nell'Ostiense. Quindi i due non sono morti nello stesso giorno, né tantomeno nello stesso anno. Pare infatti che addirittura il giorno della morte di San Pietro avvenne dopo l'incendio divampatosi a Roma, quindi tra il 18 e il 27 luglio del 64. La motivazione per cui è stata scelta il 29 giugno è molto semplice. In quella data si celebravano sul Quirinale i Quirinalia, una festa in onore dell'antica divinità Sabina Quirino. La Chiesa Cattolica, durante la cristianizzazione dell'Impero Romano, pensò quindi di sostituire tutte le festività pagane con delle nuove commemorazioni legate alla tradizione cristiana. Quindi decise che il 29 di giugno, invece di commemorare Quirino, il dio Quirino, venissero commemorati i santi San Pietro e Paolo. Il motivo non è casuale. La scelta proprio di mettere questi due santi insieme non è casuale, ma è legata addirittura al fondatore di Roma, ovvero Romolo, e a suo fratello Remo. Perché? Perché i Quirinalia, sì, è vero, erano delle celebrazioni in onore del dio Quirino. E se quest'ultima era un'antica divinità sabina, nella Roma imperiale la sua figura era associata a quella di Romolo. E addirittura per i poeti augustei, Quirino è Romolo divinizzato dopo la morte. Ecco che quindi, durante la cristianizzazione dell'Impero Romano, la Chiesa Cattolica decise di sostituire il giorno della celebrazione del fondatore di Roma, Romolo, con quello del fondatore della Chiesa, ovvero Pietro. Ma siccome Romolo fa coppia con Remo per suo fratello, hanno deciso di affiancare a San Pietro un altro santo estremamente importante, ovvero Paolo. Per quale motivo? Perché loro sono due emblemi, sono due baluardi di fede e quindi sono simboli della religione cattolica, veri e propri simboli della religione cattolica. Perciò queste sono le motivazioni che hanno portato la Chiesa a mettere insieme i due santi e a celebrarli, a decidere di celebrarli proprio il 29 di giugno. Abbiamo detto che appunto i due santi in realtà sono morti in anni diversi, anche in circostanze diverse. San Pietro in realtà non è morto per crocifissione, ma a testa in giù, mentre San Paolo è stato decapitato. Quello che non in tanti non sanno è che c'è un'antica leggenda dietro la vicenda del martirio del santo di Tarso. L'apostolo si racconta che fu condotto presso le Acque Salvie per essere decapitato e la sua testa, si dice, nel cadere giù, rimbalzò per 3 volte sul terreno, facendo zampillare
tre sorgenti di acqua e in questo modo nacquero le tre fontane dove oggi sorge l'abbazia e la chiesa realizzata da Giacomo della Porta. Una delle tradizioni rurali legate alla festa di San Pietro e Paolo del 29 giugno è quella della magia della barca di San Pietro. In cosa consiste? Nella notte tra il 28 e il 29 di giugno veniva posto un contenitore riempito di acqua all'esterno della porta e vi veniva colato un albume d'uovo. Veniva lasciato lì per tutta la notte all'aria aperta e in questo modo formerà alcune strutture tramite la reazione tra acqua, albume e le temperature notturne e creerà quella che sembra una barca a vela o addirittura un veliero. Pensate un po'. Secondo la tradizione, a creare queste vele sarebbe lo stesso San Pietro che, soffiando nel contenitore di vetro, farebbe assumere all'albume la giusta conformazione. San Pietro, d'altronde, prima di diventare discepolo di Cristo, era un pescatore e in questo modo continuerebbe a mostrare il suo amore per il mare con questo piccolo e semplice gesto. Quanto alle interpretazioni del significato che viene dato alla barca, cambiano un po' a seconda della tradizione popolare. Ci sono delle zone in cui la posizione delle vele indica un auspicio buono o cattivo, in altre invece l'interpretazione riguarda l'esito del raccolto o delle condizioni meteorologiche. Queste le curiosità legate al 29 di giugno. E adesso passiamo a un'altra notizia. Per celebrare San Pietro e Paolo, i patroni della capitale, c'è grandissima attesa per la rievocazione storica della Girandola di Roma a Piazza del Popolo, il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio che si tiene proprio in questa giornata. Ancora, vista le problematiche legate alla pandemia e al Covid, non è stato diffuso il comunicato ufficiale dell'edizione 2021, ma sicuramente nelle prossime ore verranno definite le modalità per festeggiare ancora una volta questo evento e per dare vita a questa bellissima rievocazione. La rievocazione storica della Girandola di Michelangelo a Castel Sant'Angelo a Roma è stata ideata, progettata e realizzata da Giuseppe Passeri ed è stata eseguita per la prima volta, pensate, il 24 maggio del 2008 grazie al gruppo Nono Invicta, con l'unico appoggio della sovrintendenza speciale PSAE per il Polo Museale di Roma e con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura. Successivamente poi ha destato anche l'interesse di Roma Capitale. Ora, spiegare che cosa fosse la Girandola e ciò che rappresentò per oltre 300 anni è una cosa molto ardua e potrebbe anche essere eccessivamente riduttivo dire che si trattava semplicemente di un fuoco d'artificio. Era in realtà un evento molto importante che richiamava tantissimi pellegrini a Roma, tantissime persone di qualsiasi ceto sociale e che addirittura faceva tornare a risplendere Roma di quei fasti antichi che contribuirono poi a renderla sempre di più il fulcro della civiltà del mondo e il faro della cultura. Negli ultimi anni lo spettacolo pirotecnico in sincronia musicale sul repertorio di musica classica italiano è stato allestito sulla terrazza del Pincio e il pubblico invitato ad assistere allo spettacolare show da Piazza del Popolo, quindi insomma una location molto suggestiva e anche appunto un panorama, una scenografia estremamente bella per questi fuochi d'artificio, ma definirli tali è veramente riduttivo. Se comunque amate fuochi d'artificio ma volete uscire un po' dalla città di Roma, l'appuntamento è a Cinecittà World, perché lì potrete festeggiare San Pietro e Paolo con una grande serata di fuoco, perché ci saranno le girandole di Michelangelo, il suggestivo spettacolo delle storiche diavolerie pirotecniche. Lo spettacolo delle girandole pirotecniche, che appunto lo dicevamo prima, non è un semplice fuoco d'artificio, è un palcoscenico di marchi ingegni antichi su cui le più geniali menti si sono misurate nell'esprimere l'estro e la fantasia dell'ingegno tra meccanica fisica e pirotecnica. Una rievocazione storica dello spettacolo delle girandole pirotecniche tipico appunto di Roma, dove ci saranno ruote di fuoco che volteggeranno nelle tenebre, vulcani di fiamme che danzeranno in modo impavido in un maestoso abbraccio di colore
colori, comete scintillanti che illumineranno la notte, diavolerie pirotecniche, antichi marchi ingegnati addirittura a 6 metri, con le loro magie che creeranno stupore e meraviglia. Quindi vi consigliamo caldamente di andare a vivere questa suggestiva emozione a Cinecittà World. Dalle ore 18 c'è cena street food sotto le stelle, ovviamente, poi dalle 22:30 inizia questo spettacolo pirotecnico delle girandole, attrazioni e piscina saranno aperti ovviamente fino a sera. Comunque, per informazioni e sconti e quant'altro potete andare sul sito www.legirandole.it. Bene, finisce qui la puntata di quest'oggi, vi abbiamo raccontato un po' di curiosità legate a San Pietro e Paolo, speriamo di avervi insomma raccontato qualcosa di interessante, fatto scoprire cose nuove anche legate alla tradizione della città, speriamo anche che possiate passare una piacevole festa e anche un bellissimo weekend. Io vi do un grande bacio, ci diamo appuntamento al 2 di giugno, venerdì prossimo, sempre con me e sempre con la città di Roma. Ciao a tutti, buon weekend!